Ancora un altro fine settimana interessante per il volley, con l'obiettivo per le formazioni della città di Cerignola di completare e soprattutto di bissare le quattro vittorie dello scorso weekend. Si parte sabato con il campionato di Serie D regionale donne, che propone nella dodicesima giornata del girone di andata l'impegnativa partita interna della Pallavolo Cerignola contro il Bitetto. Le ragazze fucsia, allenate da Michele Valentino, sono reduci dalla bella vittoria interna ottenuta contro il Molfetta Volley per 3-1. Il campionato di Serie B2 nazionale vede ancora protagonista la Libera Virtus Cerignola, che dopo aver conquistato due punti importanti sul terreno del Potenza vincendo per 3-0, torna davanti al proprio pubblico nella dodicesima di andata con l'impegnativa partita interna domenica contro l'Europea Isernia. Per il campionato di Serie C regionale uomini, trasferta invece per l'Ipocea Udas. I biancazzurri di Roberto Ferraro, dopo la bella vittoria interna ottenuta contro l'ultima in classifica Fides Trigiano per 3-0, saranno ospiti dell'Energia Lucera. Infine, per la prima divisione maschile, i ragazzi della Fuoricorso Caffè Udas, allenati da Giuseppe D'Alessandro, saranno impegnati nel derby a Foggia contro il Volley Capitanata per la sesta giornata di campionato.